Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, nuova puntata numero 81 del grandissimo e inestimabile podcast di iPhone Italia, oggi puntata ricca di contenuti e non solo, anche di ospiti. Sigla. Ciao a tutti ragazzi, bentrovati. Mi hanno detto che ho aperto come giurato e allora io potrei anche non parlare così benissimo l'italiano perché se giurato, so giurato, allora giuriamo. Benvenuti, come vi ho detto c'erano degli ospiti, questo più che giurato mi sembra un campagnolo. Abbiamo degli ospiti, c'è sempre il nostro Claudio Sardaro che si era perso nel traffico di Bari. Salve a Ciao tutti ragazzi. Claudio. Ciao 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 ciao. Come sapete, uno dei peggiori problemi di Bari è il traffico. Non sono io il peggiore problema. Però abbiamo anche due iPad Pro e i loro due proprietari, diciamo, Due più semi-proprietari. uno. Due più uno. 2 più 1. Qual è il tuo? Il terzo? No, è il secondo, diciamo. Scusate ragazzi, Vabbè. però io sarò giurato, però Sardaro ha Il ancora dei problemi secondo. con la matematica. Però va in No, ingegneria, eh. Giovanni, non hai capito. Ce lo stiamo contendendo io e Francesco un iPad qua. Senti, quanti iPad sono? Anzi, Sono due, ma chiedo ci sono l'aiuto tre dal proprietari. pubblico. Andrea Cervone che è con noi. Andrea, Presente. numericamente, quanti iPad Pro ci sono? Allora, salve a tutti. Sono numericamente due, ufficialmente al momento, diciamo due, uno e mezzo, ecco. Perché uno appunto è condiviso, è fluttuante. Beh, non tanto fluttuante, è pesante, dai. Vabbè, Difficile. quello Quindi sì. Claudio che aveva Però comunque fatto la... fluttua, cioè sta cambiando proprietario, non è proprio fisso. Quindi Claudio aveva fatto la moltiplicazione del pane, dei pesci e degli iPad, li aveva fatti diventare 3. Mai non ho mai detto tre, E ragazzi. invece Quando? Andrea, No. il risparmioso, lui ha detto 1,5. Hai capito? Una merda. E il terzo ospite oggi, puntata ricca, piatto ricco, micificico, Abbiamo già spoilerato, è il però, buon l'abbiamo già Francesco. spoilerato. Ciao Ciao ragazzi, ciao a Francesco. tutti. Beh ragazzi, voglio sapere come sta iPad. Ovviamente lo voglio chiedere prima di tutti a Andrea e Francesco che lo hanno provato un po' di più. Poi, come avete capito, lo hanno dato a Claudio perché Claudio ha cominciato a fare stalking selvaggio a questi due e gliel'hanno dovuto dare. Hanno dovuto dare il giocattolino nuovo. Prime impressioni, partiamo da Francesco, dai. Com'è? Stipad? Allora, innanzitutto l'ho provato da solo, quindi senza accessori, ed è una cosa Senza ben Claudio? specifica. È senza Claudio all'inizio, però iniziava già a mandare i Ok. messaggi perché lo voleva provare anche lui. Allora, ovviamente quindi sono limitato, senza averlo provato con gli accessori, all'esperienza da tablet nudo e crudo, quindi senza Apple Pencil, senza nient'altro. Impressioni sono davvero legate alla dimensione, cioè davvero grande, molto 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 grande. Sono 13 pollici, quindi già sulla carta si vedeva, ma si vede anche durante l'utilizzo quotidiano. Non troppo leggero, ma neanche così pesante come me lo aspettavo. Ovviamente non c'è paragone con gli altri iPad che conosciamo. E cosa molto positiva, ovviamente, lato performance, perché si vede che è davvero molto potente, gira davvero molto bene. Poi restano ovviamente le domande sul tipo di utilizzo, eccetera. Però come prima impressione è questa, diciamo, la prima sintesi che posso fare. Dimensioni forse un po' esagerate, comprese le cornici, però in generale una buona potenza. Poi ci saranno i vari pro e contro da andare ad analizzare. Soprattutto pro. Eh beh, certo, un iPad Pro senza Pro, un iPad contro sarebbe. Lo compri, Francesco? Questa è una domanda di rito. Allora, inizialmente mi era quasi venuto il puntino di andarmelo a prendere, però poi dopo, non voglio spoilerare cose, però dopo un po' di giorni di utilizzo ho capito che in realtà era solo l'entusiasmo del momento, in realtà non ne sento più di tanto la necessità, quindi in teoria no, non lo compro. Queste sono le cose teoriche, la pratica, poi va vista bene Claudio, senti, tu bene. con quella voce ridente non puoi fare commenti. Già sei Mister Vizio e quindi Giovanni, ti ricordo i miei capolavori che devono essere in Allora, qualche ragazzi, modo diffusi con il pubblico del podcast.
Quindi... Questo iPad, ragazzi, potrebbe essere anche la cosa più inutile mai creata sulla Terra, però il disegno di Andrea, di Claudio, è qualcosa che resterà nella storia di iPhone Italia. Però, scusa, tu lo stai sminuendo, disegno, quello è un affresco. Ah, scusa. Sì, io ricordo il messaggio arrivato da Andrea, sto facendo un affresco, vi aggiorno più tardi, e poi è arrivato direttamente l'immagine di Claudio. Con... tremendamente somigliante, sì, un po' espressionista come disegno. Lo collocherei tra il post-dadaismo e l'espressionismo di matrice bizantina. Però dai, ragazzi, cioè, si dicono queste cose. Vabbè, no, scherzo, dobbiamo fare qui gli artisti con l'iPad Pro. E quindi l'artista ci dice come funziona questo pennello. Con calma, io mica mi spreco così sulle domande degli altri. Devo ancora dire la mia sul prodotto in sé. Devo rispondere a Giovanni ancora. Va bene, poi, non andiamo oltre la scaletta. Per le opere si organizza una mostra, si fa qualcosa, si discute. Comunque, il ritratto di Mister Vizio è stupendo. Comunque, io invece ho provato l'iPad Pro, lo sto provando con gli accessori, e come diceva Francesco, la differenza, io non l'ho provato senza, lui non l'ha provato con, però immaginiamo entrambi che la differenza degli accessori la facciano e di brutto, cioè proprio detto in maniera spicciola. Perché? Perché è un iPad che forse questi accessori intanto doveva averceli già nella confezione, perché altrimenti già i prezzi sono fuori portata per molti. Aggiungere altri 300 euro di accessori apparentemente indispensabili se uno compra un iPad Pro, se uno compra un iPad Pro ha l'idea del tablet grande, del tablet che faccia qualcosa in più. Nella recensione che sto facendo in questi giorni, uno dei punti iniziali su cui poi si basa tutta la recensione è proprio il fatto di capire la parola Pro. Non è una parola Pro che rimanda, secondo me, come il MacBook Pro, un qualcosa che sia professionale semplicemente dal punto di vista dell'hardware. È pro perché ha degli utilizzi professionali, così come può essere la grafica, così come possono essere applicazioni pesanti tipo quelle di Office, di iWork, utilizzate magari in simbiosi l'una con l'altra. Tutto questo quindi richiede gli accessori, quindi per me intanto questa puntualizzazione era importante, dire che l'iPad Pro lo si apprezza forse di più con gli accessori. Sul prodotto in sé vi racconto questa. Io come l'ho aperto, la prima volta che l'ho aperto, anche questo è tutto documentato, Claudio e Francesco già lo sanno. L'ho visto nella confezione, mi è sembrato grande, poi l'ho preso in mano, l'ho acceso, e quando ho capito quanto era grosso sto schermo mi sono messo a ridere. Veramente mi sono messo a ridere. Ma non perché fosse ridicolo uno schermo così grosso, ma perché è veramente un qualcosa a cui non siamo abituati fino a quando non lo vediamo questo iPad Pro. Quindi schermo gigantesco, purtroppo non benissimo sfruttato da Apple in partenza e anche dagli sviluppatori di molte app che non sono ottimizzate ancora e quindi vengono soltanto ingigantite, un po' come le app per iPhone 5 portate su iPhone 6. E niente, poi per il resto, vabbè, di pencil e di tastiera, che io non ho quella Apple, ho quella di Logitech al momento, che per alcuni versi sembra anche fatta meglio, magari ne parliamo dopo. Però il prodotto, secondo me, la cosa su cui si deve discutere non è tanto il prodotto in sé, ma appunto quella parola pro, che non spinge verso un hardware pro, ma spinge, secondo me, verso un uso pro. Molto interessante. Devo dire la verità, Andrea, ho visto degli screen e dell'interfaccia semplicemente, quindi io non ho avuto modo di provarlo e mi fa una certa curiosità, quindi magari poi io, siccome esiste un karma nella vita, comincerò a stalkerizzare Claudio così e vi penserò. Ho visto degli screenshot dell'interfaccia ed è veramente enorme. Il problema è che oltre alle applicazioni, quelle utilizzate, ottimizzate male, eccetera eccetera, anche l'interfaccia di iOS, anche gli iPad hanno portato il layout a due colonne, giusto? Noi abbiamo quello che su iPhone era un'unica colonna. Pensiamo alle impostazioni, è molto semplice. In impostazioni abbiamo una fila, no? Di categorie. Su iPad hanno portato la colonna sinistra e le impostazioni aperte, esplose a destra, diciamo. Il problema è che sul Pro ho visto fare la stessa cosa con queste colonne innaturalmente grandi
è che lasciavano un sacco di spazio grigio. C'erano delle app, mi sembra di ricordare quella orologio, ma per carità, credo quella della sveglia, con, che ha 2 o 3 pulsanti, cos'ha? Niente. E era un'app con uno sfondo grigio. Sembrava una cosa arrabattata. Veramente poco da Apple quello. Credo che Apple si stia adagiando, diciamo, essendo una cosa che hanno introdotto, se non erro, con iOS 8. C'era una funzione, ora non ricordo il nome, nell'SDK, una novità di iOS 8, che praticamente ti stiracchiava le app. Auto layout. Esatto, esatto. E quindi si stiano un po' adagiando su questo, nel senso, chi se ne frega di andare ad aggiornare l'app impostazioni, che effettivamente ha dei testi che occupano 1 centimetro, che potrebbe essere tutto raccolto in uno spazio molto più ottimizzato e far vedere sullo schermo, su quella parte di schermo libera, altro. Semplicemente, Claudio, non mi disturbare mentre parlo. Semplicemente, vabbè, dai, Claudio, ma poi, cioè... Ragazzi, vabbè, entrato qualcuno... Regali, Claudio, non è regalo, questo è uno strumento che, tra l'altro, di cui dovremo liberarci, perciò... Uno strumento... Vabbè, Claudio riceve i regali. Comunque... È entrato un corriere direttamente in camera. Con l'aereo. Stavo dicendo, c'è molto spazio, appunto, inutilizzato, e secondo me il motivo è quello. Cioè, loro, fino a quando questo auto layout... va bene, per ora non si stanno scomodando. Secondo me a giugno vedremo qualche cambiamento. Non possono non far nulla con proprio con iOS 10. Però io volevo dire una cosa, anzi vi invito a sentire questo rumore. No, io non Claudio, scusa. No, cioè, siamo esagerati. Ora ci scambiano per un altro genere di trasmissione. No, vabbè, comunque però non finiscono su iTunes Store di solito. Anche se le domande non le avete rivolte a me, però io voglio dire una cosa riguardo. Ma cos'era il rumore? Era la pellicola, se tu non stai attento e non leggi i miei messaggi non è colpa mia. Era una, ma pensavo ti fosse arrivato un dildo, non ho capito. Ma infatti c'è una X sopra. Vabbè, spoiler. È un OnePlus X nero. Oh. OnePlus XXX. Ragazzi, è carino. Ragazzi, dai. L'ha già aperto. Comunque, ce l'ha già aperto. Vabbè. Comunque, a parte tutto, secondo me il discorso è che oggettivamente è un dispositivo davvero grande. Ed è vero che utilizzato come tablet, o solo come tablet, è davvero, davvero imbarazzante. Però, ecco. Il discorso è che secondo me, con gli accessori e con tutto ciò che riguarda e che riguarderà il diciamo la possibilità di appoggiarlo, di fruire di contenuti multimediali, secondo me sarà un qualcosa di incredibile. Io la prima cosa che ho fatto quando l'ho acceso è stato quello di ascoltare l'audio, perché avevo già letto bene anche di quello che aveva detto Francesco anche privatamente, diciamo, riguardo l'audio, e oggettivamente è un qualcosa che ti lascia a bocca aperta. È certo che è chiaro che non è tutto il dispositivo l'audio, però è una di quelle caratteristiche che è molto diversa rispetto agli altri dispositivi iOS, diciamo gli iPad che attualmente sono sul mercato. E vi dirò la verità, ieri sera con l'iPad Air 2 e l'iPad Pro vicini ho riprodotto la stessa canzone. Diciamo che l'iPad Air 2, seppur buonissimo da questo punto di vista, sembra una di quelle cassettine cinesi Bluetooth che si comprano a 10 euro da un negozietto o comunque da internet. Cioè, oggettivamente c'è una grandissima differenza da questo punto di vista. Certo, non è domanda, tutto, domanda. Però, domanda al volo. Ecco, quindi ad Andrea. Domanda ad Andrea. No, domanda rapida a tutti e tre. Perché il comparto audio è una delle cose che Apple ha pubblicizzato, e anch'io ho l'impressione che, piuttosto di parlare di un iPad Pro, parleremo di un iPad multimedia. Che sarebbe anche carino come dispositivo se non costasse quello che costasse. Dal livello audio, per esempio, ascoltare un film. Io, per esempio, utilizzo con una soddisfazione immensa, riesco tranquillamente a godere un film con un MacBook Pro da 15 pollici, che ha delle casse veramente molto, molto buone. Con un iPad Pro? Guarda, io, Giovanni, ho Mini 4, su cui comunque spesso, prima del Pro, guardavo anche qualcosina su Netflix, ad esempio, o qualche video su YouTube.
E poi ho un iMac 21,5 e MacBook Air da 11 pollici, che vabbè, da tutto ciò lo escludo perché è quello che forse a livello audio sta messo peggio. Però, ti devo dire, la mia impressione è che tra tutti questi che ho nominato, quello che suona meglio è proprio iPad Pro. E veramente, cioè crea un effetto stereo con i quattro speaker che non trovo neanche nel mio iMac. Suona corposo. Che dovrebbe... Sì, sì, è avvolgente, avvolgente. Cioè, il fatto di avere le quattro casse disposte da due sulla destra e due sulla sinistra, secondo me è molto intelligente come posizione. Certo, forse messe frontali, ma Apple non lo farà mai, sarebbe stato anche meglio. Però già così è un qualcosa che effettivamente, come ha detto Claudio, poi ascolti l'audio di un iPhone o di un iPad che non sia il Pro e dici vabbè, ma che è sta fesseria. Yeah. Poi ricordiamo, prima volta audio stereo su un dispositivo iOS, anche questo sì. Non è male. No, sì. Confermo che sia un'ottima caratteristica quella dell'audio, e ti posso dire, Giovanni, che avendo provato anche la differenza con lo stesso MacBook che dici tu, quindi il MacBook Pro da 15, posso dire che a livello di effetto sonoro che diciamo viene riprodotto, iPad Pro è coinvolgente, se proprio devo usare una parola per descriverlo. Magari non sarà lo stesso tipo di suono pulito che esce dal MacBook, perché in alcuni casi l'ho sentito un po' ovattato in determinate condizioni proprio musicali, però a livello di intrattenimento come film, serie TV, lì non si nota più di tanto la differenza. Però proprio nella musica, nonostante sia un po' più ovattato rispetto al MacBook, ti dà quell'impressione di coinvolgimento che ti fa praticamente entrare all'interno di un brano, per esempio. Cioè non lo senti come se lo sentissi praticamente quasi tridimensionale avvolgerti, proprio per l'effetto stereo, insomma. Quindi mi sembra di capire che ambito multimedialità il voto è altissimo. Beh, sì. Per me è... Pannello? 100 euro di multimedialità. No, cioè, quello certo, è il discorso, dicevo prima. La discriminante è quella, è sempre, rimane quella. Cioè è proprio, è un problema grosso il discorso del prezzo, secondo me. È tutto a parte grosso. Essere grosso, Claudio, non è che facevano un iPad più grosso con un problema piccolo. No, ma infatti, ma ci stiamo giocando un po' tutti su questo, ma è proprio così, cioè è tutto grosso. Io nella recensione, che appunto devo ancora finire, a un certo punto ho scritto non è un iPad, per riassumere, iPad Pro non è grande, è grosso. Cioè, è veramente così. Sì, ma il problema è che oggettivamente tu la prima volta che apri la scatola sei quasi imbarazzato, almeno io ero imbarazzato, ho detto oh, cavolo. Francesco, povero Claudio, quando, non è abituato. Quando l'ho visto la prima non è abituato volta, alle cose grosse, Claudio, a mangiare cose grosse. Invece Francesco, che è l'uomo big di iPhone Italia. Ecco, senza doppi sensi, ovviamente, rimaniamo puliti. No, ma è... Ok, no, vabbè, rimaniamo sì, puliti, da... ormai, cioè... ormai. Non lo so. Sì, ho messo anche a paragone iPhone 6 Plus, che sembrava grande, vicino, anzi, rimanendo in tema, sembrava grosso, vicino ad iPad Air 2, quando usavo iPad Air 2, l'ho messo vicino ad iPad Pro, sembrava una cosa molto, molto... minuta grossa. No, minuto, come portabilità, ragazzi, invece come portabilità siamo compromessi, perché no, cioè non è un dispositivo pensato per essere portato dietro se non da punto a punto, cioè se vado da casa in università lo uso a casa, devo prendere il treno, lo metto sotto il braccio, lo metto nella borsa, arrivo all'università, lo tiro fuori quando sono già seduto al banco dell'università. Non posso fare come puoi fare ad esempio benissimo con un iPad mini o con un Air nel treno, metterti a goderti quello che vuoi goderti, che sia una pagina internet, che sia un contenuto multimediale. Se tu tiri fuori una bestia del genere su un treno, cioè veramente, secondo me, con i tempi che corrono, cioè, ti arrestano minimo, cioè, ti vedono questa cosa gigante, cioè, è veramente ridicolo, cioè... Io notavo gente che mi guardava male quando provavo, per esempio, esatto, stavo seduto al bar, mi stavo prendendo il caffè, stavo per esempio scrivendo determinate cose con un'applicazione... addirittura con la tastiera, quella su schermo, quindi senza altre tastiere, senza altre cose, ero lì solo con l'iPad, senza neanche altri ingombri, e la gente mi guardava malissimo, cioè della serie ma che cos'è la cosa gigante che sta sul tavolino, cioè occupavo no, tutto io, il tra tavolino, l'altro cosa che non faccio neanche con il Mac.
Io tra l'altro ho portato questo iPad a scuola, perché ho fatto un piccolo corso a scuola in queste settimane, alla mia vecchia scuola, al mio vecchio liceo, e quindi l'ho fatto anche vedere e utilizzare concretamente a... Di chi è? Scusatemi. È di Claudio. Parlate. Sto facendo 30 allora, cose insieme, l'ho staccato... visto il fatto del telefono fisso, ragazzi, cioè non è colpa mia. Io l'ho staccato prima, ho messo in muto, nessuno mi ha sentito, ho staccato il cavo, così non mi suona. Comunque, dicevo, ho portato questo iPad in mezzo ad altre 30 persone che non sapevano neanche cosa fosse. E infatti le prime domande sono state, ma cos'è? Cos'è questo coso? Subito dopo, ma è un iPad? Sì. Ah, e perché è così? ma tu gli devi perché rispondere che impazziti. Per un grande affresco serviva un grande tablet. No, vabbè, quindi scherzi a parte, di sicuro appunto a livello di portabilità ciò che... Così come si resta a bocca aperta quando si vede la dimensione dello schermo in positivo e in negativo, allo stesso tempo subito, quindi Giovanni se tu sei l'unico tra noi quattro che non l'ha tenuto in mano almeno una volta, ma veramente ti basterebbero 3 secondi con sto iPad Pro in mano per capire quanto entrambe le cose, sia quanto è grande e potrebbe essere comodo per determinati utilizzi, sia quanto assolutamente non è un dispositivo pensato per portartelo ogni giorno dietro. Poi sarà che io, avendo un mini al momento, me lo metto anche nella tracollina piccolina dove ci va aderentissimo il mini e dove ci vanno giusto chiavi di casa, portafoglio e iPhone, e quindi vengo da una situazione completamente opposta. Però a me sembra un dispositivo appunto da usare da punto a punto, non lo puoi usare, non è facile da usare neanche in treno, nel pullman, come, in situazioni così di mobilità, come strumento contundente contro Claudio che sta continuando a ridere ad ogni battuta che potrebbe essere interpretabile un po' maliziosamente. Ma non è vero che dipende da dove lo colpisci, sì, va bene. Quindi alluminio 7000, però gli do una botta di alluminio 7000 comunque. Beh, credo possa bastare per metterlo capo. Cioè, perché? Senti Andrea, però a te voglio chiedere un'altra cosa, perché posso chiederla solo a te. Chiedimi tutto. Io non l'ho visto e io considero io immenso il iPhone 6 Plus e come te sono per la taglia piccola, quindi immagino l'effetto che mi possa fare un Pro. Mi interesserebbe, perché ho letto un po', riguardo lo schermo, DisplayMate, come sai sicuramente, ha fatto la comparativa e ha detto che addirittura il Mini 4, per quanto ha promosso a pieni voti entrambi i pannelli, ha detto che addirittura è meglio e soprattutto rifletteva meno di iPad Pro. Volevo sapere se avessi le tue impressioni, perché immagino che poi sono sottigliezze. Sì, allora, guarda... In tutta onestà ti dirò che quell'articolo non l'ho letto interamente perché sono stati giorni incasinati, però appunto, come hai detto tu, loro fondamentalmente si incentravano sul discorso dei riflessi, no? Se poi erano anche altri punti, ditemelo, così cerco di farvi una comparativa. A livello di riflessi posso confermare che effettivamente il Pro mi ha un po' o meglio, più che per i riflessi, che comunque... ho notato, ecco, non so dirti adesso se sul Mini 4, perché non ho fatto la prova nella stessa situazione, però di sicuro mi è sembrato di notare più riflessi rispetto a quelli a cui sono abituato. Quindi, siccome sono abituato al Mini, ne deduco che potrebbe starci questo commento da parte loro. E un'altra cosa che ho notato è che sotto il sole non è proprio... Potrebbe far meglio, ecco, data la dimensione della diagonale, dato tutta la tecnologia che c'è dietro anche questo display. Invece anche a luminosità massima... Sì, l'ho notato anch'io questa cosa. Cioè, si legge, sì. Si legge, per carità, però fai un po' fatica. Io di sicuro col Mini faccio meno fatica da questo punto Ma di vista. Messi fianco a fianco, a casa, diciamo, tolto il discorso riflessi, come pannelli, colori così, hai notato... Differenze sono molto simili, dalla review sembravano comunque essere molto simili poi come prestazioni del pannello. Guarda, allora ce li ho entrambi, stessa home, vicini in questo momento. Se dovessi trovare una differenza sarei ipocrita, cioè così ad occhio mi sembrano assolutamente uguali. Anche
anche con lo stesso difettuccio del giallognolo, se vogliamo, di quel famoso discorso che ci sono display che tendono all'azzurro e display che tendono al giallo. Questi tendono entrambi al giallo, ma perché dalle informazioni anche che giravano anni fa, comunque il giallo, la tendenza al giallo è quello che Apple cerca. Ma tra l'altro l'errore sarebbe l'azzurro, che fa il, diciamo, il colore più naturale per quanto riguarda la gamma cromatica riproducibile su uno schermo IPS, quindi LCD IPS, quindi suppongo che sia stato fatto anche per quello. Poi, per carità, qualsiasi cosa è giusta. Non lo so, quindi io sì, adesso ho appena acceso il OnePlus X con uno schermo AMOLED, mi sembra che di essere, boh, di aver messo degli occhiali da sole, mettendolo anche a confronto rispetto al MacBook che ho qui davanti, cioè i colori sono sparati. È un AMOLED, e gli AMOLED sono così, gli LCD bene o male, a meno che non si vada a cercare un particolare pannello fatto in un certo modo, o meglio commissionato da qualcuno in un certo modo, è difficile che abbia colori freddissimi, diciamo, dai. Sì, comunque appunto direi che sono entrambi due ottimi schermi da questo punto di vista. Chiaramente non credo che serva decidere quale sulla carta e sui dati di altri sia il migliore. Sono ottimi entrambi. Certo, uno è da 7,9 pollici, che non sono tanti ma non sono neanche pochi. L'altro è da 12,9, quindi sono 13 pollici. La differenza tra un Mini 4 e un iPad Pro è senza dubbio nelle dimensioni, però chiaramente, diciamo, la differenza, questa è una cosa anche che si nota subito da una comparativa, semplicemente aggiungendo sul Pro l'Air e sull'Air il Mini. Il salto da Air a Pro è molto più ampio in termini di percentuale in più dello schermo rispetto a quello che ci sia tra Air e Mini. Sì. Cioè, se uno si può porre il dubbio, cioè, secondo me, chi si pone il dubbio tra Air e Mini non è un possibile acquirente di Pro. Cioè, il Pro è, per le sue dimensioni, totalmente esagerato rispetto agli altri due. È un qualcosa che, appunto, mi ricollego sul discorso della parola Pro. Cioè, lo cerchi non quasi per lo schermo soltanto, lo cerchi per l'uso che ne devi fare. Perché per un uso, cioè, se vuoi solo uno schermo più grande, c'è l'Air rispetto al Mini. Se vuoi la portabilità, c'è il Mini. Se vuoi qualcosa di più, che ci sia... proprio come appunto anche questi accessori che comunque danno una grande mano nella produttività, allora in quel caso devi guardare il Pro. Vorrei anche guardarla dal... chiudo la questione pannello, però su una cosa di 13 di pollici di puro LCD, insomma la qualità del pannello eccetera non è secondaria. Leggo che come consumo medio addirittura consuma meno di iPad Air 2 e Mini 4, medio, perché il massimo assorbimento arriva a 7 watt, chiaramente è un pannello grande, quindi il lavoro sembrerebbe abbastanza buono. A livello di colori è molto buono, come Mini 4, però vorrei ribaltare un po' il discorso che se mi aspetto un grande pannello, parlo su un tablet definito Pro, mi piace il fatto che anche il Mini, ricordiamo il Mini 2, aveva un pannello così e aveva quei rossi molto sballati. Il Mini 4 è un gran pannello, il Mini 4 è un gran iPad, probabilmente il best buy. Adesso non vorrei uscire fuori traccia, però resto convinto della bontà del Mini 4, ecco, dai. Sì, ma ne parlavo anch'io con Claudio. E ragazzi, dipende sempre dagli usi, cioè. No, ma in termini assoluti, certo, sì, chiaro. Sì. No, diciamo che parlando effettivamente come facevamo noi ieri, Claudio, Francesco, scegliendo il tablet dell'anno, secondo me comunque appunto il Pro non è per molti, è per pochissimi. Quindi il tablet dell'anno, se dovessi sceglierlo, lato Apple sarebbe iPad Mini 4. Ma come azzardavo ieri appunto, io direi che anche il tablet degli ultimi 2 anni è l'iPad Mini 4. Cioè, però Andrea, non sono Mini d'accordo. 4, Air 2 Pro. Perché... Vabbè, qui poi siamo di parte. Siamo... No, vabbè. Io guarda che quando ho acquistato l'Air 2 ero molto indeciso. Addirittura io venivo da un Mini di prima generazione, non avevo sentito necessità di aggiornare il mio iPad. Per quale motivo? Proprio perché oggettivamente gli iPad, almeno fino a quanto non è stato fino ad ora,
Sono dispositivi che difficilmente si cambia ogni anno. Chiaramente un discorso diverso il nostro, in cui magari può essere più di interesse cambiarlo anche per dare un parere agli utenti, ci mancherebbe altro. Però ecco, alla fine ho deciso di prendere Nier 2 proprio perché, essendo molto sottile rispetto a quanto non fosse il Mini 3 o il Mini 2, che alla fine condividevano molto lato hardware, o meglio tutto tranne il Touch ID, oggettivamente era il tablet più veloce, più potente, ma soprattutto più sottile e quindi quasi altrettanto maneggevole. Il Mini 4 ha dalla sua, ancora prima dell'upgrade a livello di specifiche, la maneggevolezza, secondo me. Cioè, se è così tanto maneggevole l'Air 2, il Mini 4 arriva a un livello che al giorno d'oggi per me è ineguagliabile. Poi è chiaro che si apprezza meglio uno schermo leggermente più grande. Si fa una rinuncia, cioè l'utilizzo di una mano che con il Mini 4 è ancora possibile, seppur chiaramente non è che ti metti a scrivere, ma è più facile da trasportare, da mostrare in giro con una sola mano, cioè non perché uno lo debba chissà far vedere a chi l'iPad, però la maneggevolezza è al top. È chiaro che l'Air 2 ora come ora è il tablet, diciamo medio ormai della famiglia iPad, perché c'è il Pro, che però continua ad avere l'hardware migliore tra i due, anche se tu mi dici, vabbè, ma comunque 2 GB di RAM alla 8 sono due cose interessanti. Sì, è vero, però comunque la 8X ha un core in più, e oggettivamente se devi fare editing video, non so chi tu sia, perché per fare editing video ci mancherebbe, però su Air 2 probabilmente lo fai meglio rispetto a quanto tu non faccia. Però vedi, un altro discorso qui che riguarda proprio i limiti di quanto puoi andare a fare le cose su iOS, perché sì, editing esatto. Video però fino a un certo punto, cioè fino a quanto puoi fare con i movie, cioè che è comunque praticamente niente rispetto a quanto puoi fare con un'applicazione di classe desktop, ma anche con uno stesso Mac, cioè, quindi chiaro, era proprio quello. Secondo me iPad Air 2 sì, è un ottimo dispositivo, e te lo dico perché ce l'ho anch'io, non mi sono mai sentito non ho mai sentito la necessità di aggiornarlo, cambiarlo. Oh, non mi sono mai dispiaciuto di non aver visto un iPad Air 3 per il momento. Però sono sicuro che se gli utilizzi di iPad comunque sia, ho più o meno capito in vari anni di utilizzo quali sono. Di sicuro non andrò ad utilizzare tutti e tre i core per fare video editing. In generale, forse il benefit delle dimensioni di un iPad mini può essere determinante. No, infatti questo è il discorso, ci ricolleghiamo sempre al discorso della parola Pro, esatto. Dell'iPad Pro e del perché secondo me è diverso dagli altri due, è profondamente diverso, perché se io so che devo fare, cioè siamo sinceri con noi stessi, nessuno di noi che, non so, Giovanni tu hai un iPad? Sì. Allora, nessuno di noi credo che abbia acquistato il suo iPad in base al fatto che poteva anche farci montaggio video, usare applicazioni per la grafica avanzate, non credo. Perché? Perché solitamente se uno fa questo a livello professionale, oggi lo fa con OS 10, con Windows, con applicativi classe desktop. Cioè, fino a quando Final Cut non arriverà solo su iPad Pro, perché spero per Apple che non lo portino anche sugli altri, perché non avrebbe senso. Su iOS tu puoi fare produttività, ma fino a un certo punto. Quindi la differenza qual è, secondo me, che io giustifico molto di più l'utilizzo di un iPad Pro per fare quel genere di attività, se qualcuno che ha intenzione di fare quelle cose lo decide in partenza, cioè se io decido che mi serve. Ecco Claudio, serve, non voglio, mi serve l'iPad Pro, mi serve l'iPad Pro perché voglio fare montaggio video di un certo livello, perché ci saranno magari le applicazioni che me lo consentiranno, e voglio rinunciare al computer perché mi va bene l'iPad Pro. In quel caso il dubbio tra Air e Mini non te lo poni proprio, perché sì, lo so, lo puoi fare anche sul Mini e sull'Air il montaggio video, ma vuoi mettere appunto con i 4 GB di RAM, con questa risoluzione di schermo, con questo processore, con comunque anche gli aiuti degli accessori, che secondo me una Pencil in un futuristico Final Cut Pro per iPad Pro potrebbe essere molto utile. No, è molto utile, perché è il puntatore che manca, e questo è... Sarebbe molto diverso, capito? Perciò dico, lì si potrebbe
definire la vera utenza dell'iPad Pro. E a quel punto, ecco, cioè il montaggino video delle vacanze, sì, lo potrei sempre fare su iPad mini come lo fai sull'Air, per carità, sull'Air lo farai meglio perché hai lo schermo più grande e te lo godi meglio e il terzo core ti aiuta in quel caso, ma in tutti gli altri casi, voglio dire, la differenza tra mini e Air, oggi magari premi il mini perché più o meno va come l'Air. L'anno prossimo, che il Mini non verrà aggiornato, premierà l'Air perché andrà meglio. Se poi continuano con questa alternanza, tra 2 anni sarà l'anno del Mini 5 Chiaro. in favore Sì, del. ovvio. Quindi sarà un'alternanza, secondo me, tra Mini e Air soltanto per un discorso di dimensione. Alla fine si equivarranno, mentre iPad Pro sarà portato avanti. Separatamente. Sì, ma perché secondo me non tanto perché si chiama Pro e quindi dobbiamo farlo più potente, ma perché spero per Apple riusciranno a trovare e a creare anche dei nuovi utilizzi che giustificano l'acquisto dell'iPad Pro piuttosto che degli altri due. Però secondo me c'è una grandissima differenza tra i primi e l'iPad Pro. Grande Andrea, mi sa che da prospettive diverse, partendo da un confronto tra iPad, analizzando la varia line-up degli iPad, siamo arrivati poi al punto che, diciamo, hai ricalcato un po' quello che avevo detto nello scorso podcast, un po' l'idea di un iPad incompiuto. Sì, cioè abbiamo parlato delle incoerenze dell'interfaccia, eccetera, eccetera. Però magari sei immaturo e non è perché come concetto è sbagliato, ma perché comunque adesso, come adesso, grandi app che lo rendano pro non ce ne sono. Poi magari c'è AutoCAD, poi magari vuoi. Però se uno non è del settore, mi chiedo come possa provare AutoCAD. Immagino voi non l'avete. Cioè, che me ne faccio? Beh, Mi al massimo vedi interessa. come gira, però poi non sai Ah nemmeno sì, cosa però sai, farci. c'è Adobe Fix, Photoshop Fix, ho Sì, visto. Photoshop Fix. Però anche Sì, ma quello carino, ma limitato tanto. Cioè, rispetto a Photoshop sono ere è ovvio, c'è geologiche. proprio la differenza classe desktop, classe mobile Sì, o classe però tablet, parlo che poi anche siamo lì come. praticamente. E comunque resta classe tablet quell'app Sì, da quanto ho ma sì, visto. l'applicazione è identica, cioè, e questo secondo me è un grave problema, cioè che l'applicazione alla fine, cioè il pro dell'iPad Pro ancora una volta è dato dagli accessori, cioè se io ho Excel e posso utilizzarlo, che aspettate, perché la tastiera è un pro relativo, perché le tastiere, cioè non le ha inventate Apple ora con il connettore magnetico di iPad Pro, ma su iPad Air io la tastiera la utilizzo dal Sì, ma 2011, l'ho anch'io da utilizzata sempre, dal esatto. 2011, cioè non è una novità la tastiera. Certo, una tastiera grande con tutti i caratteri, appunto, a dimensione standard, su cui manca il trackpad, e ora lo dico perché utilizzando l'iPad Pro avverto questa esigenza, cerco il trackpad, cosa che con l'Air non facevo. Inizio a scrivere, voglio spostare il cursore, cerco il trackpad, vado col pollice e tocco la tastiera in un punto in cui non c'è nulla. E quella secondo me è una grave mancanza. Dovrebbero in qualche modo correggerla. Però tornando alle applicazioni, sì, le applicazioni, cioè sul mio mini ho la stessa applicazione. Se parliamo di Word, se parliamo di Pages, di qualsiasi applicazione, è chiaro che vedo di meno e vedo più piccolo rispetto all'iPad Pro e con le dovute proporzioni anche rispetto all'Air, chiaramente. Ma questo mi giustifica quella parola pro? Sapete che Guarda, cosa ho siamo. notato io? Che praticamente questa cosa di dimensioni, su molte applicazioni è attualmente ovviamente ingiustificato tutto lo spazio che viene lasciato a disposizione. Ma faccio un esempio banalissimo: Pages. Ho scritto determinate cose con Pages ed era praticamente alquanto ridicolo vedere tutto quello che scrivevo che diventava edge to edge praticamente, cioè stava spiaccicato sullo schermo, però non sentivo la possibilità di avere, come ad esempio su Mac, ad esempio l'inspector con la formattazione per il testo da una parte, eccetera. Quindi l'interfaccia era praticamente la stessa. Allora ho capito che una delle conseguenze di questo tanto spazio è il poter utilizzare anche lo split screen, split view, insomma, come lo vogliamo chiamare, di iOS 9. Quindi spesso e volentieri ti viene voglia di utilizzare due applicazioni insieme. E ve lo dico, anche se non ne senti completamente la necessità, cioè spesso e volentieri io avevo un'altra applicazione di intrattenimento, anche così, faccio un esempio, avevo Safari con una pagina che volevo leggere,
e stavo scrivendo con Pages. Non era necessaria quella pagina in più, però mi giustificava il fatto di avere uno schermo così. Quindi spesso e volentieri si capisce. Mi hai rubato le parole di bocca, si Francesco. Capisce che servirebbe un'ottimizzazione migliore, almeno se uno poi vuole usare un'applicazione da sola in full screen. E me anche. Ma appunto, secondo me ci portano proprio ad utilizzarne due, perché lì è appunto un vero pro dell'iPad Pro, il fatto di poter usare due applicazioni simultaneamente, entrambe in piena fruizione iPad, perché vabbè, sul mini praticamente quando usi lo split view molte applicazioni diventano poco più di applicazioni per iPhone 6 Plus, per sì, il Plus, mentre sull'iPad Pro praticamente utilizzi due applicazioni che sono quasi della dimensione di un iPad Air, cioè sono quasi sì, due iPad Air uno vicino all'altro. Ed effettivamente, come hai detto tu, ti viene incentivato questo utilizzo anche quando non ce n'è bisogno, perché così sfrutti meglio lo spazio, spazio che altrimenti viene sprecato da applicazioni allargate. Ma mi piacerebbe avere in futuro inutili. La possibilità di scegliere se sfruttarlo con un'altra applicazione, ad esempio con lo spazio, oppure se avere un'esperienza in full screen, cosa che magari faccio anche con il 13 pollici di un Mac, con il 15 pollici di un Mac se voglio non avere distrazioni e fare una cosa solo a schermo intero, però con tutta l'interfaccia ottimizzata, quindi magari con faccio l'esempio di Pages, con le colonne, con la formattazione, tutte le varie opzioni, non così come sta attualmente. Sentite, posso dirvi una cosa? Dico, come almeno io ho un'idea riguardo questa domanda che sto per fare, però volevo sapere anche la vostra. Pensando a quello che abbiamo detto, l'utilizzo dello spazio, magari utilizzi meno professionali rispetto a quelli che sono stati pensati da Apple per questo iPad Pro, che ne direste di un iPad simile, più leggero, con uno schermo altrettanto risoluto, ma con magari qualche pecca, tra virgolette, o comunque qualche downgrade tipo hardware, e che quindi sia anche da un lato più leggero, magari con una cassa con due casse in meno, magari sì, con maggiore batteria, insomma, che ne direste di un iPad simile, meno potente? No, eh? Tipo un iPad Air Plus. Un iPad Air 2 Plus, ecco, hai detto bene. Secondo me non sarebbe giustificato una cosa del genere. Però con quello schermo. Ci hanno messo tanto per portare la linea mini Air Pro come sui Mac. E ora cosa fanno? Fanno il Plus. Secondo me non Plus. Ha tanto senso, Claudio. Scusa se te lo dico così, però. No, scusate, non, sapete cosa? Oggettivamente abbiamo parlato del prezzo, costa tanto. Magari a gente come noi, o almeno come me, può essere veramente solamente un capriccio di acquisto così estemporaneo. Domani mattina andiamo a comprare l'iPad Pro. Cioè, nel senso, oggettivamente io a queste condizioni non lo comprerei mai. Forse se fosse più leggero, un po' più maneggevole, uno schermo un pochino più grande su un iPad Air 2 mi piacerebbe di più. Oggettivamente, Claudio, Ma Come la fai più maneggevole quella tavoletta di Mosea? Senso è questo, in Air 2 le cornici non sono piccolissime. Cioè sì, sono più sottili rispetto ad altri prodotti vecchi anche di Apple, però sono comunque lì ben presenti, sono grosse, insomma. Magari uno schermo un po' più grande anche in questo form factor sarebbe già qualcosa di diverso. Ma credo molto dipenda, cioè gli iPad li vedo un po' bloccati più degli iPhone, perché il Touch ID fino a quando non cambieranno tecnologia su iPhone, su iPad rimarrà così, e secondo me su iPad rimane così ancora per un po'. Quindi fino a quando c'è il tasto Home e il connettore Lightning sotto, il bordo sotto non si può toccare. Fare una cosa simmetrica non credo che la faranno, anche perché sopra c'è la fotocamera, quindi si potrebbero ridurre quelle laterali, ma anche quelle laterali, da un lato ci sono i magneti che non so quanto occupano, magneti per la smart cover, resta il fatto della simmetria, quindi secondo me... Però Andrea, c'è anche l'altro connettore sull'altro lato, quindi in teoria è esatto. Al di là delle ragioni hardware, io ho sentito anche chi si lamentava delle cornici troppo piccole. Sul Pro? Sì, poi sai, se ne leggono di ogni anno, no? Però addirittura ho sentito qualcuno che un po' nostalgicamente si rifaceva ai primi iPad che avevano quella bella cornice che loro riuscivano a impugnare meglio. Vabbè, poi ripeto, la linea delle opinioni è sempre varia.
Io... Vabbè, comunque, diciamo, il problema da quel punto di vista comunque non si pone, perché dai tempi di iPad Mini 1 il software iOS riconosce i tocchi involontari da... Sì. Insomma, quando appoggi il pollice perché stai tenendo in mano il dispositivo e lo ignora il pollice, non è come sui vecchi touchscreen dove il touch impazziva poi. Quindi, cioè, è un problema, sì, ma relativo. Posso fare un sunto un po'... da tutto quello che ho letto e dalle vostre opinioni, prima poi di parlare dell'altra chicca che è la Pencil. Vi ricordate quando è uscito il primo iPad, no? La prima critica fu: è solo un iPad, scusate, è solo un iPhone più grande, è una schifezza, no? E tutti, molti di noi, quantomeno, o avendolo provato, ci siamo resi conto che quel è vero, era iOS pure nudo e crudo. E io lo dico spesso nel podcast, sarebbe ora che iOS si specializza per iPad e prende una via parallela ma indipendente. Io non so che aspettano. Però ci siamo accorti subito che quello spazio, nonostante ci fosse lo stesso sistema operativo, ti apriva la produttività base, la fruizione dei contenuti migliore, diciamola come vogliamo. E che effettivamente, semplicemente un dispositivo più grande ma uguale, ti dava tutto un senso di utilizzo, no? Diverso, che poi Apple ha affinato, eccetera, eccetera. Con lo split screen finalmente ha cominciato a impreziosirlo e a dargli un'altra cornice, ok. Ho l'impressione però che questa volta di non riuscire a fare il medesimo ragionamento su iPad Pro. Perché in realtà, quando l'ho visto alla presentazione, io ho pensato allo stesso paradigma. Ecco, sì, sarà sempre iOS, però adesso che hai uno schermo gigante quanto quello di un Mac, accidenti, ci potrei fare un sacco di altre cose in più. Questo si avvicina veramente a diventare un computer. Però poi ascoltavo Francesco, che mi diceva, ma qui le applicazioni, probabilmente è presto, quindi io non me la prendo con gli sviluppatori esterni, perché è uscito adesso. È vero che ci sono quegli amici che già ce l'hanno da un po', però, di amici non nostri, ma di Apple. Ho tanto l'impressione che abbiamo perso un cavallo di battaglia di Apple in iPad Pro storico, che è quello dell'hardware. Mi stanno chiamando con lo sconosciuto, ragazzi. Mi assento un attimo, provo a vedere se non sono troll. Sicuro? Ora rispondo in diretta, dai, sentiamo. Vai. Pronto? È un call center. Lo dico, sì, io. Con chi parlo? È un call center. Io sto registrando il podcast in questo momento. È l'Isis. No, no, allora ragazzi, parlo con voi. È un mio fan che mi chiama con l'anonimo, però. Ah, e ce lo, va e bene, non ce lo saluti. Salutilo. Va bene, ti ringrazio. Ciao, ciao. Comunque, ragazzi, grazie, è figo ciao. Apple Music su Android. Ah. Comunque, ma perché non glielo dai? Dagli il numero di... Dagli il numero di Claudio. Comunque, ragazzi, per chiudere. Sulla questione che dispositivo comunque. iPad Pro. Giovanni, sei pessimo. Che ha detto? Che dice quella bestia? Claudio. Farnetica. Ma non era... no, perché mi sento ogni tanto male. Comunque, per concludere, volevo riagganciarmi a Francesco. Ho l'impressione che è caduto uno dei paradigmi di Apple, ovvero... Del poter fare l'hardware e del poter fare il software. Al di là degli sviluppatori esterni, come diceva Andrea, sì, c'è l'auto layout. Le applicazioni si sono spanzate, fatemi passare il termine, e è finita là il pro di Apple. Io mi aspettavo una companion app per Logic, se non Logic proprio lì, magari un'app che lavora insieme al Mac, ma non lo so, vado di fantasia. Ecco, io lo so che, perché vedo in una multiconfigurazione, vedo che molte volte l'iPad viene utilizzato così, no? O da controller. Quindi vado di fantasia, un Final Cut semplificato, pazienza. Delle librerie per Final Cut per divertirsi, non lo so, veramente. La sto buttando lì. Un page ridisegnato con il layout che abbiamo sul Mac. Quindi, se me la posso prendere con Adobe fino a un certo punto, mi chiedo: ma Apple, tu di software per questo iPad Pro, che immagino non l'hai deciso di farlo in una settimana, che cosa ci hai messo? Sì, è appunto quello il discorso. Cioè,
Io diciamo che le mie speranze al momento sono perché loro riescano a creare un prodotto veramente interessante per più persone, perché adesso lo è interessante comunque, però per pochissimi. Due cose chiedo ad Apple da ora fino a quando, insomma, non presenteranno iPad Pro 2. Un lavoro intanto sul software, su iOS, che mi aspetto perché, boh, sarò un po' illuso, ma da iOS 10 mi aspetto veramente tanto, tanto, tanto. E quindi secondo me anche il fatto di far uscire iPad Pro adesso, esattamente come il 3D Touch su iPhone 6S adesso, secondo me è soltanto il voler dare alle persone un anno per abituarsi a queste tecnologie che secondo me saranno poi fondamentali in iOS 10, cioè la tecnologia del 3D Touch e vabbè, come prodotto l'iPad Pro spero che sia l'iPad che riceverà più migliorie. Quindi ad esempio un Mission Control, per esempio. Su un iPad Pro si potrebbe fare, cioè Assolutamente. non è chiedere molto, anche perché lo split view è arrivato su Mac dopo Mission Control, che cioè, fanno parte della stessa famiglia. Quindi intanto questo, e poi lì sia ad Apple, soprattutto ad Apple, anche al lato SDK, consentire agli sviluppatori di fare di più e loro stessi fare di più. Ricordiamo appunto che Apple ha applicazioni come Logic, come Final Cut Pro che non ha portato su iPad Pro. Photoshop Fix va bene, ma non è Photoshop. Si Quelle può sono fare di più perché con questa iPad Pro. dentro di noi. Claudio, noi che siamo stonati, che facciamo ora? Io non resto, non so. Non Claudio, ragazzi, comprate io già. l'iPad Pro. Mamma mia. Comunque, No, no, vabbè. Claudio. Ma sapete perché è un po' spento Claudio oggi? Perché Sta sta giocando con giocando un con computer l'Oculus. Rift, nessuno lo sappiamo No, tutti, dai. vero? Da, stai No. zitto! Sto installando Twitter, ragazzi. Sta approfittando di Android, del browser di Android, per visitare indovinate quali siti. Vedete che è tutto provato, che su Android si vedono più quelle Che cose, cosa? rispetto a quello che si fa su Cioè, iOS. ma no, Ragazzi, io perché sono lui ingenuo, di cosa parlate? voleva un sito con lo sfondo nero, sta per vedere i colori di AMOLED, vabbè. No. Ah, beh, Ma che giusto, cosa? Non ho giusto. capito, ragazzi, ve lo giuro. Ciao, Non Sardaro! sto Uè, scherzando. Sardaro! Ascolta, Sardaro! Ci sei o no? Ci sono, eh? Ci sei? Sì. Allora, ragazzi, chiudiamo con iPad Pro con il pennino. Che se Claudio faceva le battutine fino ad adesso e non abbiamo ancora parlato del pennino, figuratevi adesso! Claudia ha una bella forma, ha una bella forma la matita, si Allora, potrebbe e poi, interessare. bravo, non la Tra l'altro chiamiamo dicono che non si pennino. piega, quindi è perfetta. Sì, e le puntine sono Quindi intercambiabili. proprio. Ah, ok, quindi la Fantastico. Poi sono matita. io quello che dite che fa le cose sconce, eh? Cioè, non No, 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 lo no. Allora, siccome Andrea è l'unico che ha provato il pennino. so. Ecco. Oh, Andrea, tu come hai provato il Aspettate, pennino? però. Funziona Cioè, bene? ecco. Andrea, com'è questo pennino? Che sensazione ti ha dato? Ah, allora. Comunque, io ripeto, questo podcast Oh, ma ha è chiesto a me ancora che parli tu? cringe. Cioè, io non lo No, è so. Chi giusto che, lavora dato in che ci siamo, Apple? Chi lavora in Apple? facciamoci un po' grandi, dato che ci siamo. Se andate su podcast, andate nella sezione categoria tecnologia, l'icona del podcast di iPhone Italia è quella che rappresenta tutta la sezione tecnologia dei podcast su iOS. Siamo più Quindi avanti di altri facciamoci un podcast che hanno attimo. più puntate, che sono fatte forse da Sì, gente anche più esatto. seria di noi a volte, non lo so. Sicuramente, sicuramente. Vabbè, non Comunque, è che allora. ci vuole tutto sto serietà. Però, No, sto bravi, scherzando. bravi raga, un applauso a tutti. Ah, ma, Claudio, montami un bel applausone qua, ok? Anzi, poi lo facciamo in diretta. Proprio, non proprio Vabbè, così, ragazzi, comunque, Claudio. dai, seri, 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 dai, Andrea, ti Sì, cedo. allora parliamo in realtà prima dell'Apple Pencil, parliamo più rapidamente del discorso tastiere perché appunto sull'Apple Pencil c'è più da dire ed è anche più interessante di sicuro. Le tastiere, abbiamo detto, non sono un'innovazione del Pro, però il Pro porta, lo sto provando con la tastiera di Logitech che a livello di tasti, di dimensioni è praticamente identica a quella di Apple. La comodità in più qual è rispetto a quella di Apple? Che fa anche da back cover. Mentre quella di Apple no, quella di Apple è come se fosse una smart cover e basta. Quindi questo aspetto, ok.
Per quanto riguarda i tasti, quella di Logitech ha la retroilluminazione, che è una cosa ottima, perché proprio come i MacBook, si può gestire a tre livelli, 1, 2, 3, si spento, medio e total brightness, e per il resto, insomma, anche come click, diciamo, come risposta è molto simile a quella di un MacBook. Quella di Apple non dovrebbe essere proprio così, dovrebbe essere più simile a quella, penso, del Surface. Comunque, tastiera che sull'iPad Pro ritengo essere indispensabile allo stesso modo, forse più indispensabile della Pencil, paradossalmente, però la Pencil a livello tecnologico è un gioiello. Perché? Perché avendo uno schermo da 13 pollici, se tu, e qui ritorniamo nel problema della mancata ottimizzazione di iOS, se tu fai comparire la tastiera virtuale, ti occupa metà schermo, ed è assurdo, perché in un computer da 12-13 pollici, tu la tastiera virtuale non ce la vedi sopra, quindi significa sacrificare veramente tanto spazio a far comparire la tastiera software, metà iPad, come per tutti gli altri iPad. Quindi questo secondo me spinge ad usare anche la tastiera, poi prendete quella di Apple, prendete quella di Logitech, quello che volete, però secondo me se uno prende l'iPad Pro la tastiera è la cosa più indispensabile. Cosa positivissima rispetto al passato, le tastiere non le ha inventate Apple, non le ha inventate con l'iPad Pro, c'erano già sugli altri iPad, ma cosa hanno fatto? Hanno fatto una cosa molto intelligente, ossia aprire non solo per loro stessi ma anche per produttori terzi quella porticina magnetica che non soltanto rende più semplice la connessione della tastiera, perché basta appoggiare il tablet e far connettere il magnete e la connessione, insomma, non la devi più fare a mano via Bluetooth ma avviene in automatico, e il fatto che tramite quella porta la tastiera si alimenta. Questo non abbiamo parlato bene della batteria, ma cioè sia io che Claudio che Francesco siamo un po' delusi dalla batteria, non che duri di meno di quello che Apple dichiara, ma siamo un po' delusi, e quindi questo, il fatto che la tastiera si alimenti tramite quella porta, può ulteriormente incidere. Non ho fatto delle prove ancora specifiche, però potrebbe secondo me incidere un pelino sulla durata poi dell'iPad Pro. Di positivo c'è che non ti devi ricordare di caricare la tastiera, se magari non lo fai, quando ti serve scarica. Quindi questo per quanto riguarda la tastiera. Arriviamo all'Apple Pencil. Apple Pencil veramente è un gioiello, è veramente un gioiello, e diciamo che erano autentici in Apple quando dicevano che non c'è forse oggi qualcosa che possa arrivare a questo livello di tecnologia. Non parlo soltanto della risposta sullo schermo, parlo di tante piccole cose, banalmente anche del design, perché veramente in mano sembra di avere una normalissima matita, sia come peso, sia come forma, come dimensioni e tutto. Peccato che manchi una cosa che ci dovrebbe essere su una normale matita e che c'è sulla matita del Surface, ossia la gomma, cioè che si attiva la gomma quando usiamo al contrario la matita. Questa cosa purtroppo non c'è, e devo dire che non solo io ma anche persone a cui ho fatto utilizzare l'Apple Pencil su iPad Pro l'hanno cercata, così come io ho cercato il trackpad nella tastiera, hanno cercato di cancellare girando la matita, e purtroppo questa cosa non si può fare. Connessione Lightning, altro piccolo gioiellino dell'Apple Pencil, perché così si ricarica direttamente dall'iPad Pro, glielo si mette, cioè l'Apple Pencil la si mette lì e il connettore. Io non ho detto Lightning, niente però, e... cioè, vedete. In che senso? Vabbè. Scusate. Non lo sai, l'Apple Pencil si ricarica mettendogliela. Sì. Scusa, funziona tutto così. Evviva. Scusa Andrea. Ma ti volevo mettere in difficoltà. No, non ci casco, lo sai. No, comunque sì, gliela metti lì e la ricarichi. La cosa brutta è che non si sa quanto è carica, cioè non c'è un modo, apparentemente non l'ho trovato, di vedere il livello di carica, però credo di aver letto che comunque pochi minuti di ricarica bastano per garantirti ore di utilizzo, quindi una volta che l'ha lasciata una notte connessa per un po' di giorni, se non settimane, dovrebbe durarvi. La cosa brutta è che avere sta Pencil che penzola dal dock dell'iPad al dock Lightning non è il massimo, chiaramente, anche perché si può inavvertitamente finirci su e romperla banalmente. Però il fatto che si possa ricaricare dall'iPad, anche questo è
è una bella cosa. Negativo della Pencil che non c'è, come per il Surface, un magnete per attaccarla all'iPad. Questa cosa non è da poco, secondo me, perché te la devi portare magari via, la stai utilizzando, finisci di usarla e dove la metti? E te la metti in tasca. Oppure, Claudio, tu faresti altro. Ma cioè, io la metti, dove la metti, ragazzi? No, non è possibile. Io non lo so, cioè, Francesco, ti rendi conto? Io avrei un'idea, la posso dire? Mi censurate? La posso dire? Mm. No, non avrete bisogno di bipparmi. Dietro l'orecchio. Allora, io capisco che Apple... so che vi stupirò, ma sono serio. Io capisco che se Apple l'abbia voluta vendere non insieme. E già lì, per me, è una poverata. Perché, come dice il buon Siciliani... perché se vuoi fare una cosa... Sì. No, ma ormai lo utilizzo da... Uè, povero, uè! Ma è una povera... Sì, è una cosa incredibile. Ma gliela dobbiamo mandare a quelli del milanese imbruttito. Poi se quando ci chiede di dove siamo, gli rispondete tutti... Beh, siamo di Bari. Allora... Ma tu non sei torno serio. Zitto, Claudio. Allora, torno serio. Scusate. Ragazzi, fate smettere Claudio, vi prego. Mi viene da ridere. Cioè, allora, metti, guarda, c'è il pulsante muto sul microfono, premilo. Allora. Oppure strotto. Dai. Vai prima. No, ragazzi, però mi serve per gli altri podcast, dai. Cioè. E poi, devi cambiare il disegno e metterci qualche simbolo funerario. Un auto soffocamento, sposto le braccia. Comunque, per mostrarvi quanta è bella questa matita e quanto Andrea Cervone sa disegnare, vi allegheremo in ogni dove i ritratti fatti di Claudio e Francesco. Però Francesco si è comportato bene, quindi magari quello di Francesco non lo mettiamo, quello di Claudio lo mettiamo sicuro. Detto questo... Io non lo so. Detto questo, capisco che l'iPad l'hai voluto vendere, quindi hai voluto creare un prodotto a sé stante. Però abbiamo visto anche dai Fixit, adesso apriamo l'angolino del nerd, che al di là dello spazio che Apple ha utilizzato per le casse, veramente tanto, e ci sta anche non volerlo impaccare, perché avrebbe potuto fare delle batterie molto più grandi, però mi rendo conto che già così sarà pesante, la batteria è la cosa che pesa di più. Quindi credo che siano stati anche obbligati. C'è un pezzo molto simile a tutti gli iPad e a tutti gli iPhone, che è la scheda logica. Quindi è molto sottile e molto lunga ed è messa al centro. Sotto, per collegarsi al connettore, c'è un piattino, un cavetto, che è grande quanto quasi mezzo iPad, in cui c'è solo questo cavetto. Quindi in realtà nessun prodotto, il primo prodotto Apple che vediamo con un... non così estremizzato nei volumi, perché di spazio ce n'era in abbondanza. E quindi a maggior ragione mi chiedo, ma una fessurina per la matita? Mi rendo conto che questo poi implicava il fatto di vendere il prodotto insieme, e che magari tu ci hai voluto fare il soldino in più vendendo anche la penna. Però accidenti, c'è proprio scomodo. E veramente non è una questione di spazio, perché lo abbiamo visto, di spazio ce n'è tantissimo. La penna, cioè, la matita è quella. Adesso non lo so, a meno che mi dite che la matita è più spessa dell'iPad, ma non credo. Fammi vedere. Questa è una bella domanda. Forse sì. Sai che forse è un po' più spessa. E comunque, anche se non lo fosse stato, avrebbero dovuto farla un po' più sottile di quanto non l'abbiano fatto adesso. Sì, appunto. No, io avevo pensato un'altra soluzione invece, che si poteva fare, che secondo me faranno prima o poi, cioè... Dato che appunto se ti compri l'iPad Pro, bene o male, ti dovresti comprare anche tastiera e penna, fare una tastiera con una borsettina dove un'asola, non so, una parte dove inserire la penna, anche, la matita. Anche, sì, bello, sì, bella idea. Tanto comunque appunto se non la compri la matita, ok, cioè non è pazienza, che certo, ti cambia molto. Però fare un qualche ingresso, secondo me qualche produttore terzo di custodie per iPad Pro con tastiera o semplici custodie la penserà una cosa del genere. Oh, hai dato un'idea bomba, adesso la pubblichiamo. Cari produttori, fate la tastiera con il buco. Comunque, a proposito di questo, la verità è che in realtà sul mercato ci sono... La tastiera con il buco, così Claudio sa dove metterla. Cioè, no, dai. Comunque in passato i produttori di cover per iPad, nonostante non ci fossero, diciamo, pennine come dire, ufficiali,
avevano una piccola sede nella quale inserire eventualmente un panino di terze parti, che fosse quello cinese o comunque uno di qualche marca un po' più specifica e diciamo più da produzione di accessori del tipo, che ne so, quelle di, non mi ricordo, Evernote mi sa che ha fatto dei bei pennini per gli iPad attuali. Comunque, ecco, ci sono già delle cose del genere, magari non quelle con tastiera. Eh sì, vabbè, ma io dico, ad esempio, questa tastiera di Logitech, facendo anche da custodia dietro, stavo pensando semplicemente anche soltanto sull'angolo su cui si piega, l'angolo dove ci sono i magneti, diciamo, dell'iPad, lì fare inspessire quella parte, fare mm-hmm. proprio l'entrata giusto per la matita e quindi la metti lì. Mm-hmm. Un cioè, pertugio. No, l'unica cosa, sapete qual è? Probabilmente ci potrebbero essere problemi per quanto riguarda eventualmente l'utilizzo poi di quelle stesse custodie come stand, perché deve essere ben integrata, diciamo, nella tastiera per mettere una cosa del genere. Tra l'altro, in quel caso, secondo me, tutte quelle custodie potrebbero essere molto spesse, quindi sarebbe un po' un problemino portarsele in giro così, diciamo. Poi... E allora è proprio qualcosa che deve correggere Apple con una Apple Pencil 2 e un iPad Pro 2 che abbiano un cavolo di magnete, perché quella è la cosa più ragionevole, sì, cioè nella parte superiore dell'iPad fai un altro magnete e ci metti la Pencil. Anche perché ormai lo fanno con le smart cover, non credo fosse un qualcosa di particolarmente difficile farlo con una pennina alla fine, un pennino. iPad Pro 2, il più... magnetico di sempre. Comunque l'iPad Pro 2 è bello, secondo me bello, bello. Claudio, mai sentito? No. Che claim pubblicitario che ti ha buttato lì il cervone, Claudio. iPad Pro il più attraente di sempre. Fantastico. Attrazione magnetica. Attenzione, il pennino incluso. Cioè. E poi per gli amanti di Breaking Bad, magnets, bitch. Fantastico. Oh, vabbè, dai. C'è tutto in questo podcast, c'è tutto. Manca solo Claudio Sardaro che ci racconta del OnePlus. Ha già scritto X, un tweet, che già avrà... se proprio posso spoilerare la cosa, stavo vedendo. Ah sì? Ma guarda, ne ero sicuro. Sì, è vero. Tipo ne una cosa tipo un no, comunque chiudiamo Mondo un attimo X, sulla... chiudiamo un attimo sull'Apple Pencil. Ho installato la tastiera di BlackBerry, cioè... figa. Bravo, e delle innovazioni tecnologiche che ci sono dietro. Cose più, prima di passare poi all'utilizzo, penna, diciamo, punta intercambiabile, anche cappuccino intercambiabile che copre l'ingresso Lightning, quindi inclusi nella confezione qualora si perdano. Cosa antipatica che per usarla praticamente, e questa Giovanni ti farà incavolare come cosa, ad esempio ora sto ricaricando l'iPad, la penna non funziona. Perché collegandosi anche tramite Bluetooth e facendo l'abbinamento come accade un po' con la tastiera, inserendola sempre nell'ingresso Lightning, o quando riavvii l'iPad, o dopo un tot di inutilizzo, o quando ricarichi l'iPad, la penna perde il collegamento e per farglielo riottenere devi togliere il cappuccio, inserire nel pertugio l'ingresso Lightning, aspettare 2-3 secondi, staccarlo, rimettere il cappuccio e lì la puoi utilizzare. Ah, questo sì. Tra l'altro è una cosina. Quindi non la posso utilizzare, non la posso utilizzare con l'iPad in ricarica? No, io ad esempio ora non, cioè, provo in questo momento a staccare. Di sicuro se la puoi utilizzare, la puoi utilizzare per un tempo limitato. Adesso l'ho riabbinata e neanche funziona, perché appunto l'abbinamento, anche questa cosa è strana e brutta, cioè devi restare un po' con la penna con la matita inserita qualche secondo, il tempo che la riconosca. Ecco, ora attiva. Ah, ok, ora sono scemo io perché avevo l'iPad in modalità aereo, mi ha detto attiva Bluetooth. Ok, allora ora rimettiamo il cappuccio, ora funziona, mettiamo di nuovo in ricarica. Ok, per ora sta andando. Allora era semplicemente perché non lo stavo utilizzando, però anche questo non è simpatico. Cosa? Quindi dopo un po' di utilizzo la penna smette di lavorare? Sì, a me sta capitando sempre, non credo sia un problema, credo sia proprio così. Anch'io forse ho una anche modalità risparmiare... di risparmio energetico, sì, ci sta. Anche per risparmiare batteria. Sicuro. Forse. Però sai, è antipatico che lo devi fare, cioè quell'operazione che abbiamo detto non è bellissima perché... Cioè, devi. Veramente è brutto vedere sto iPad con sta matita infilata. Cioè, e poi anche non è.
riduce ancora di più la portabilità, chiaramente. Perché devi tener conto anche semplicemente muovendolo l'iPad, sì, che c'hai sta matita. Ne parlavamo prima a microfoni spenti. E l'ultima cosa che mi ha stupito è negativo. Dal punto di vista del design di penna più tablet, visto che sono nati insieme, vabbè, se proprio non la vuoi inserire, pazienza. Però anche questo modo di ricarica carino nella funzionalità, perché usa l'iPad, si ricarica in fretta, eccetera. Però abbiamo visto anche qualche foto di qualche recensore, magari ce la farà anche Andrea qualche volta, di questo iPad gigante con questa penna collegata al Lightning. E poi purtroppo non si usa un cavetto, a meno che poi qualcuno, ma secondo me qualcuno prima o poi, Andrea, poi il cavettino Lightning magari se lo compra. E perché se ci andate a sbattere contro, poi cioè, rischiate che rompete anche il connettore. E poi è brutto esteticamente da vedere. Non lo so, da Apple ste cose uno si aspetta... Boh. Anche la ricarica sarebbe stato meglio, sì, un cavettino. Anche la ricarica magnetica tipo MagSafe, ma io tra non l'altro credo, guardate, è stata impossibile. Tutti in... Ora, tra l'altro, vi voglio dire anche un'altra cosa. Secondo me sull'iPad Pro il motivo per cui, o meglio, il motivo principale per cui è stata mantenuta la connessione Lightning e non USB-C, che su un prodotto del genere avrebbe avuto molto senso, è proprio per via della penna, perché il connettore USB-C, che se ne dica, oggettivamente è molto grande, invece il connettore Lightning è un po' più piccolino, e quindi, a parte il fatto che nella scocca ci entra meglio, chiaramente, perché avendo un profilo più basso è più facile da inserire, ma su una penna di quella, come, cioè su una penna del tipo di Apple Pencil, sarebbe stato un po' più complicato mettere un connettore di un connettore USB di tipo C. Chiaro, non è che stiamo parlando di chissà quali dimensioni, però forse ha avuto più senso come hanno fatto. C'è anche un altro discorso, è vero che Apple diceva... Claudio, ti... Dimmi, Andrea. No, ti fermo un secondo, giusto per aggiornare e dire che la Pencil è già morta, cioè già non comunica più. Quindi credo sia legato alla ricarica anche, cioè quando è in ricarica... Vabbè, purtroppo ora non sarà legato alla ricarica a questo punto. Comunque, concludendo, è vero che Apple aveva detto il Lightning lo porteremo avanti per almeno 10 anni, e sono ben contento di questo, nonostante magari qualcuno possa dire Apple non si adegua, cioè calmi, Apple per i clienti Apple si è adeguata al cambio di standard introducendo un qualcosa che all'epoca era molto interessante rispetto alla micro USB, che non sai prima di tutto da che parte inserire nel telefono o in un tablet che sia, ma soprattutto è scomoda in certe occasioni. Per noi è molto comodo adesso con Lightning, io penso che parlo a nome di tutti, ne abbiamo un sacco di cavetti Lightning, cambiare standard oggettivamente sarebbe stato scomodo, ma per un iPad Pro avrebbe potuto prima di tutto far sì che la ricarica venisse in modo più rapido, e questa sarebbe stata una cosa assolutamente top, ma soprattutto tra un po' avrebbe potuto più facilmente far scambiare file con un chiavetto USB, che anche se tutti dicono vabbè chi usa più le chiavette USB, già con un iPad Pro sarebbe stato più comodo. Poi, chiaro che non è fondamentale, ma su un dispositivo di quel genere forse sarebbe stata una buona funzione in più, funzionalità in più, secondo me. Assolutamente. Comunque, finiamo veramente sull'Apple Pencil, anche perché di iPad Pro ne abbiamo parlato per tutto il tempo. Un'ora e 15. Parliamo anche d'altro. Sì. Allora, Apple Pencil, banalmente all'inizio la si utilizza in Note, perché è già un'applicazione che dà un buon assaggio, anzi per alcuni versi è una delle poche applicazioni che sfrutta tutta la tecnologia che c'è dietro l'Apple Pencil. Allora, veramente, quando anche Johnny Ive ha detto non c'è nient'altro di simile sul mercato, io ammetto di non aver provato nulla per quanto riguarda il Surface Pro 4, quindi non so come risponda alla relativa stylus, ma la risposta, la latenza bassissima che ha questa Apple Pencil, veramente è un'altra cosa, come la dimensione dell'iPad Pro, che fino a quando non la si prova direttamente non si capisce fino a che livello è riuscita ad arrivare oggi la tecnologia, quando chi come noi ormai non siamo più, siamo giovani ma non siamo più proprio ragazzini, abbiamo visto in partenza cosa erano i primi telefoni che utilizzavano quelle stylus che Steve Jobs ha rifiutato, quelle che non hanno ancora oggi nulla a che fare con l'Apple Pencil. In generale, a livello tecnologico, però, la risposta che oggi si riesce ad ottenere con questa Apple Pencil è veramente fenomenale a dir poco, perché
cioè, sembra di scrivere sulla carta, sembra di scrivere sulla carta, cioè un livello di precisione neanche millimetrico, ben al di sotto del millimetro, per ogni genere di micro spostamento, senza considerare il fatto che tutte o quasi le applicazioni supportano anche lo zoom, che quindi consente di raggiungere, se si fa ad esempio un disegno tecnico, qualcosa di più importante, un ulteriore livello di precisione che sulla carta non puoi ottenere, perché sulla carta non puoi zoomare. Quindi veramente la risposta è favolosa. Anche la possibilità di avere una sorta di force 3D touch, cioè se io ad esempio con la matita, quando si scrive in note con la matita, questa cosa si nota un sacco, proprio sfiorando a malapena la superficie del dispositivo, noti leggero leggero il tratto di matita, progressivamente, e non sono solo tre livelli, è proprio progressivo il discorso, più fai pressione sullo schermo, più il tratto diventa deciso, e anche qui sembra veramente di scrivere con la matita sul foglio di carta. E poi, sempre per la matita come tool, si possono fare, inclinando la pencil, delle sfumature che, anche lì, vedendole nei video, uno dice wow, bello, sì, 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 però quando le provi di persona, veramente ti sembra di stare con la matita sul foglio di carta. E applicazioni come Note ripetono questo genere di interazione anche con gli altri tool, quindi la penna tradizionale, penna biro, diciamo, e l'evidenziatore. È veramente, veramente un pacchetto completo a cui c'è pochissimo altro da chiedere, lato Apple Pencil, insomma, quello che offre, quello che consente di fare. Poi chiaramente molto lo fanno le applicazioni Evernote, che è l'applicazione per le note che io preferisco, si è già aggiornata e supporta molte di queste tecnologie. Dietro la Pencil mi sa che non ha soltanto il discorso dell'inclinazione differente, o quantomeno ha meno importanza, cioè diciamo una sfumatura stile matita in Evernote non la puoi fare, però è anche vero che insomma la sfumatura stile matita la usi più in app, magari disegno, per fare disegno, sì. Però ecco, sapere che l'Apple Pencil può fare tutto questo, chiaramente cioè a me fa piacere, nel senso, capire fino a che punto siamo arrivati. Io ogni tanto sono nostalgico, cioè a prescindere, cioè mi slego un attimo dall'evoluzione anno per anno che seguiamo noi tecnologici, ma veramente oggi, pensando a quello che erano una volta le stylus, appunto, su cui Steve Jobs ha vomitato più volte quando giustamente le avrà provate, sì, 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 infatti oggi questa è veramente, cioè l'abbinata iPad Pro e Apple Pencil, per quanto riguarda me, è ciò che è di più vicino, anzi è veramente sovrapponibile come esperienza alla penna tradizionale, alla matita tradizionale e al foglio di carta. Sono due esperienze d'utilizzo, due esperienze di scrittura sovrapponibili del tutto, se non del 100%, del 95%. Concludiamo con un giro di consultazioni stile elezione del Presidente della Repubblica, con i voti di voto secco. Voglio un voto secco, nessuna considerazione di... E lo so che non ve lo siete preparato, quindi adesso mi state maledicendo, però voglio un voto secco di Francesco, e prima facciamo Francesco e poi facciamo Andrea, su iPad Pro. E io? E di Claudio, che l'ho appena provato, di Claudio, che okay, ha provato, dai, più pure Claudio. Il OnePlus One. Hai detto senza considerazioni, però io una piccola specifica la devo fare, perché non ho provato l'Apple Pencil. Giusto. Quindi senza Apple Pencil... 7, ma proprio massimo, perché non ho trovato grandissimi benefit al momento con Apple Pencil. E io volevo dare lo stesso esatto voto anche con l'Apple Pencil, in ogni caso. Ok, 7 di incoraggiamento? Pencil... No, 7 definitivo per me, per ora. Ripeto, la recensione non uscirà, magari, non so, quando andrà online il podcast, se avrò già fatto la recensione, non credo. La sto ancora realizzando, oggi è novembre 19, come dicono gli americani. E ma che bravo, quindi... Andrea, ma va, ma è ancora, in fase di sviluppo la recensione, quindi voglio riservarmi ancora qualche giorno, però al momento il parere è abbastanza definitivo. Apple Pencil stupenda, cioè all'Apple Pencil do 13 su 10. Okay. Adesso scusatemi, però... ma voglio sentire Claudio, il voto di Claudio che... è definitivo e cancella totalmente il voto dei primi due. Claudio, voto di iPad Pro? Allora, iPad Pro senza accessori, secondo me, ok, iPad Pro senza accessori, secondo me, quindi utilizzo tablet normale,
6, se non addirittura 5 e mezzo, perché è una cosa imbarazzante da un certo, da un punto di vista di maneggevolezza. Con gli accessori sono sicuro che con Apple Pencil, ma anche con le tastiere, si possa tranquillamente arrivare a 7, addirittura senza ancora l'ottimizzazione da parte di alcuni produttori di app. Utilizzo Office e basta, quindi suite che sia quella di Apple o quella di Microsoft, secondo me tranquillamente può strappare un 7,5-8. Il voto per me dipende dal tipo di utilizzo che dovete farne. Non compratelo se volete un tablet, perché non è un tablet quello, almeno non è solo un tablet. Un tablet grosso. Se volete un tablet, il discorso è scegliete tra esatto. Mini e Air, perché sono più che sufficienti per fare ciò che mediamente si fa con un Senti, tablet. Senti Andrea, e se sono invece stato serio, io voglio... Però. Sì, no, mi hai stupito Claudio. Adesso puoi tornare a giocare con il OnePlus X. Grazie. Allora, se invece volessi un iPhone da 4 pollici? Se volessi un iPhone da 4 pollici, forse aspetterei il 2016 io. A me mi ha stuzzicato un casino questa cosa, devo dire la verità, perché anche nella mia piccola poi bacino di esperienza, io devo dire che gli affezionati del telefono più compatto, più bello, perché poi il 5S, dico 5S perché già molti di voi avranno capito che stiamo parlando del rumor che indicava la possibilità, al posto di un iPhone 6, chiamiamolo 6C, 6 mini, 6 qualcosa, ci sia una seconda generazione dell'iPhone 5S il prossimo anno, e che quindi non venga mandato in pensione come dovrebbe essere da naturale lineup, perché l'anno prossimo dovremmo avere 6, 6S e 7. Pare delle voci che il prossimo anno, ma prima del lancio addirittura del prossimo iPhone 7, quindi in primavera, azzardo, pare che si mormora di questo 5S con processore A8, che è quindi quello dell'iPhone 6, con un nuovo modem, quindi immagino con LTE veloce che consumi meno, però sempre da 4 pollici, quindi in tutto e per tutto un 5S di seconda generazione. Molti storcevano il naso, ma come Apple ha fatto per gli iPod, quindi no, gli Apple TV, insomma, non è che poi sarebbe un unicum per Apple, anzi l'unicum è stato il 5C e credo che quell'esperimento, su quello siamo tutti d'accordo, per vari motivi non verrà riproposto. Come la vedete? A me ha stuzzicato e mi piaceva. Credo che tra di noi quello più interessato potrebbe essere Claudio, perché io mi sono abituato ai 4,7, Francesco si è abituato ai 5,5. No, ragazzi, tu dici per la sua propensione alle cose un attimino più piccole. Anche. No, perché lui ha le mani di fata, Giovanni. Le manine di fata, ragazzi, a volte la propensione per le cose piccole. Mi dipingete come una brutta persona, cioè io non lo so. No, sei un Claudio Sardaro Mini. No, io Claudio ti ho dipinto bene, Claudio. Il mio affresco, mo vuoi dire che è una brutta persona? No, eri bello sorridente con le guance. Sapete, ragazzi, per concludere, perché io l'ho immaginata così. Le opzioni sono due. O che questi fanno un 5S di seconda generazione lanciato in sordina, che rimarrà il prossimo anno, quindi una lineup a 4 prodotti, anche se a me suonerebbe strano, poi però tutto può essere. Oppure se entra un altro iPhone, come ci insegnò il 5C che pensionò anticipatamente il 5, qualcun altro ne fa le spese. Così, ragionandoci un po', visto che si rumoreggia di un 5S, però comunque potentino, comunque con una 8, sarebbe un dispositivo proiettato al futuro, comunque aggiornabile, prestante. Un telefono molto più compatto, con una batteria più modesta magari, però... Anche se aggiornano il modem e gli ultimi sappiamo che consumano meno, quello potrebbe essere un'ottimizzazione. Magari con 100 MHz di meno sul clock, insomma, ho immaginato un 5S di seconda generazione come dispositivo entry level, che con un prezzo onesto potrebbe essere un signor iPhone. Perché l'ultimo della gamma ormai lo hanno sempre scalato, abbiamo avuto i 4S 8 GB, i 4S 8 GB, i 5C...
Però sono stati sempre un po' dei fratelli minori, insomma, un po'. Adesso l'iPhone sfigato no, perché bene o male all'uscita sono stati sempre tutti degnissimi. Anzi, il 5C lo abbiamo bisfrattato anche troppo. Però sarebbe un 5S, un entry level veramente sostanzioso. E immagino possa far spazio alla seconda ipotesi. Quindi ho quattro dispositivi, ho 5S di seconda generazione, muore il 6. Quindi 5S, 6S, 7. E io la vedo probabile questa cosa qua. Sì, sì, anche secondo me è la più probabile effettivamente. Però allo stesso tempo ci potrebbe stare un pensionamento rapido del 6S anche. In modo da... Cioè, Apple un telefono economicissimo non lo farà mai, quindi secondo me... No, no, sappiamo che il primo quanto parte di solito? 500? Sì, non meno di 500. 5, sì, un po' più di 500. Sapete che non lo so, quanto costa adesso un 5S? Da listino, eh? Perché controllo al volo. Mentre Andrea controlla, no. Se posso dire io una cosa? Posso? Sì, certo, Claudio. Ok. 529 okay. Da 16. 529, ragazzi, nel 2016 non possono più far uscire un iPhone con un giga di RAM. In vista anche di vabbè, iOS Claudio, 10. Noi siamo fissati, però il 5S va bene. Sì, dai. Però in vista di iOS 10. Per la maggior parte delle persone va bene. Dipende cosa vabbè, ci metti, vedere Claudio. Vedere come lo aggiorneranno, eh. Boh, vabbè, io questa è una mia idea perché oggettivamente quest'anno hanno fatto un buono step aggiornando la RAM e che è la cosa che si fa sentire di più nel momento in cui si accende un iPhone 6S o 6S Plus che sia. Perciò ok, vedo a questo punto anch'io ho un 6 e un 6S pensionati, ma con un iPhone da 2 giga di RAM, ma non per altro, non per essere pignoli, rompiscatole, non perché vogliamo guardare la scheda tecnica, perché noi non abbiamo mai visto le schede tecniche e non cominceremo certo oggi a dire no, l'ottimizzazione software non fa nulla. Però esce un iPhone che deve essere buono e valido per i prossimi 3 anni, 2 anni e mezzo. Quindi vedrà di sicuro iOS 10, 11 e 12, addirittura, non sappiamo un 13 eventuale, ma in questa prospettiva la vedo difficile un iPhone da 1 giga di RAM. Però Apple quello è vero. Sorprende. Però dato che, perché molti dicevano, vabbè, quei pezzi di magazzino del 6 fai 5S, quello no, perché è un dispositivo diverso, comunque la scheda logica per quanto poco sarà riprogettata. Chi lo sa, magari si avvalorerebbe. A me che tolgono il 5S la vedo difficile, perché togli il dispositivo con il 3D touch e tutto, lasci quello più vecchio ancora, quello sarebbe strano. Però potrebbe anche essere come dice Claudio, e avremo finalmente una lineup di dispositivi con dimensioni di schermo come le abbiamo già, quindi nessuno stravolgimento. 4, anche se ormai lo sappiamo che non è più un problema. 4 e 7, 5 e mezzo. Pensionando il 6 avremmo tutti i dispositivi da 2 giga di RAM, mm-hmm. Tutti a 64 bit ormai da un po', quelli sì che sarebbero tutti scalabili per un certo periodo. Poi quanto Apple ci tenga, forse sarebbe una lineup troppo buona, non lo so, poi veramente quei telefoni durerebbero troppo, perché poi purtroppo anche quelli devono vendere i telefoni, e quindi temo io anche di qualche colpo basso, però... Così sarebbe eccezionale, però Claudio, non lo so, mi sembrerebbe troppo buono poi. Perché 500 vuol dire loro, street price da 4,50, diventa una bomba. Ok, ma io ti faccio un esempio, magari non perché l'ho ricevuto adesso, ma il OnePlus 6 costa 269 euro. Cioè, chi? Nel senso, il OnePlus 6, che non è niente di chi? Che, dai. Scusa, come si sommano i numeri con le lettere? Dai. 1 più x comunque si può fare. Vabbè, in ogni caso, devi calcolare la x. Dai, per favore. Se 1 più x uguale a 0, x uguale a meno 1. O comunque, no, voglio morire. Ascoltatemi, ora parte tutto. Come si chiama il tuo telefono? I telefoni, cioè questi smartphone, comunque, con l'iPhone 5C, diciamo, abbiamo iniziato a vedere che un pochino preoccupano Apple, anche se Apple non ha abbassato i prezzi perché non è in filosofia dell'azienda, però comunque un pochino in tendenza, cioè vogliono assolutamente mantenere quel mercato che se no potrebbero iniziare a perdere. Cioè questi dispositivi, ora Apple non farà mai un dispositivo da 269 euro, penso, però un dispositivo che possa essere di fascia
medio-alta a un prezzo decente, che può essere secondo me quello dell'iPhone 5S attuale, anche se in Italia, ora non so se negli altri paesi costa meno, però potrebbe avere molto, molto seguito. È un po' quello che dicevamo all'inizio con l'iPhone 5C a 399€, un telefono che comprerebbe chiunque. Non è uscito a quel prezzo, nessuno l'ha comprato, comunque ha venduto molto meno rispetto a quanto noi, persone che comunque più o meno sono addette a portarvi le notizie, ci aspettavamo. È chiaro che Andrea conferma, io anche, ma di sicuro anche Giovanni e Francesco, l'iPhone 5C è un bel iPhone anche oggi. Però è un iPhone che l'anno prossimo si rallenteranno un poco, secondo me. Claudio. Già quest'anno si è rallentato Claudio. Molto. Sì. Però purtroppo non facciamo i soliti discorsi, euro, eccetera, cambi. Io sono d'accordo con te, nel senso che noi sappiamo che Apple, la lineup che ho descritto prima con i 2 giga, eccetera, sarebbe ottima. Piccola parentesi, il 5S adesso parte da $450, quindi in dollari. Cioè, il 5S con l'hardware del 6, magari 2 giga di RAM pure, nuovo modem LTE, eccetera, eccetera. E quell'hardware dell'iPad Mini 4, allora. A $450, beh, accidenti. Poi il 5S io lo trovo stupendo, ma veramente stupendo, ma accidenti. Temo che sia troppo, perché Apple ci ha abituato un po', insomma, un po' di avidità. Che probabilmente non sarà sostenibile poi all'infinito, e spero che anche si diano una calmata coi prezzi. Vediamo, sarà interessante sapere quanto vogliano spingere, quanto... Noi abbiamo visto gli iPad che hanno avuto dei grossi ribassi, nonostante tutto questi non hanno abbassato i prezzi, hanno proposto un altro iPad e lo hanno sparato lì a prezzi anche alti, quindi temono di, diciamo, se non hanno fatto la marcia indietro sull'iPad, non la marcia indietro, comunque una ridimensionata, un allineamento sull'iPad, diciamo. Oh, bravo, sì, con l'iPad che vendeva sempre meno da quanti trimestri, un bel po', ma da, no, sono 7 trimestri, forse è più 7 trimestri, dubito lo facciano sugli iPhone. Però non lo so, chiaramente questa cosa non sarà proponibile all'infinito. A me un po' spiace, perché poi, l'ho detto altre volte e lo voglio ridire, mi spiace che poi il prezzo degli iPhone purtroppo crea una barriera all'entrata, no? Una barriera all'acquisto per molte persone che magari giudicano Apple. Noi lo sappiamo, perché purtroppo ne siamo poi, no, immersi scrivendo di queste cose un po' da anni. Anche di persone che poi criticano Apple, perché poi in realtà Apple non l'hanno mai comprato, e credo che sia esperienza di tutti che una volta provato si cambia di molto a volte l'utilizzo, non solo con Apple, per carità di Dio, anche per altre cose, però soprattutto con Apple. Sarebbe bello poter dare l'opportunità alla gente di provare questi dispositivi, e questi prezzi diventa sempre peggio, soprattutto per noi in euro. A me dispiace particolarmente per loro, però evidentemente finché vendono così è... Tra l'altro in crescita, sono in crescita le quote di mercato di Apple, magari non da noi, ma in generale sì. Quindi... Ma sai, guardando i prezzi in dollari, tutto sommato, vabbè, non facciamo il solito discorso, però va, ti ripeto, 5S a $450, che immagino di street price anche in America si troverà qualcosina meno. Bah. Il fatto è che il mercato è cambiato rispetto a prima, quindi chiaramente ci sono tante proposte che potrebbero allettare anche coloro i quali magari possono spendere un tot e preferiscono comprare qualcos'altro. E qualcos'altro, se fosse un iPhone un po' più abbordabile, ma con una scheda tecnica che sia più che altro che guardi un po' anche al futuro, di sicuro potrebbe far cambiare di nuovo idea a qualcuno che magari aveva pensato di non comprare un iPhone. Il rischio potenziale è sempre quello, certo. Per il resto, tvOS 9.1 beta 3, proseguono i lavori, sono contento. iOS, penso che ci avviciniamo alla release definitiva, penso, 10 giorni? 15. Sì, dai, ma cioè, non cambia nulla alla fine. È migliorato Apple Music e basta. La cosa più interessante è quella, oltre il discorso di Safari. Però leggo di vari bug Safari. Fix. Poi aspetto anche il Capitan per qualche altra ritocchino.
Vabbè, poi se c'è la gente che si lamenta degli aggiornamenti, non fateli, pazienza. È una cosa che non capirò mai, ma pazienza. E che altro dire, ragazzi? Abbiamo fatto il podcast più lungo di sempre, più serio di sempre, cioè, se non fosse stato più per pro Claudio. di sempre. Ma io sono Il stato podcast serio, più ragazzi. pro di sempre. Sì. Però io ora ho una proposta. Una Cioè, una piuttosto proposta? una proposta, dato che parliamo di pro, facciamo i pro, cioè non facciamoci capire quando salutiamo, usiamo la nostra lingua franca, almeno noi tre baresi, no? Allora, cosa ne pensate di un bel saluto con quello Cioè? scioglilingua barese? Ah, Se quello. ce ne dobbiamo No, io andare. non lo so dire, ragazzi. Io sono il primo Cioè, barese che di classe tutti. Cioè, che sarebbe? devo fare? Sei più barese tu che sei di E io che giovinazzo sono. rispetto a me. No, no, ma io per metà non sono di giovinazza, questo è il fatto. Boh, vabbè. Alla Da dove fonte. vieni? Di la verità. Io Da vengo da Turin. Roma. Da un po' di parti. Beh, quindi più barese di tutti è Quindi lo devo dire Francesco. Dai, io, Francesco, non ti quindi. basta di salutare. Eh sì, Sì, eh sì. sì. Se non sbaglio, però, perché non sono mai riuscito a dirlo bene. Vabbè. Giovanni, Se dillo tu, sbagli, tanto tu lo tocca a sai dire Claudio. meglio, probabilmente. Adesso lo dico io. Allora, Se sentiamo volete, vi Giovanni. faccio l'imitazione di Emilio Solfrizzi. Vai. Va bene. No, no, ragazzi, non mi viene così. Mi viene solo con Claudio quando lo devo prendere in giro. Dai, pensa positivo, dai, Ma vedrai che cos'è che. sta cosa? No, non mi viene. Ma cosa Non mi stai viene. dicendo? Aiuto. Oh, Non mi vabbè, io viene. non lo so. Stiamo finendo in altre categorie Sì, remote della infatti. sezione podcast di iTunes in quest'ultima parte. Andremo Dimenticati. nella categoria bizzarre. Oh no, no, secondo me ci buttano in cucina, giusto? Qualche podcast che sentono in pochi. Vabbè, questo scioglilingua in barese lo voglio sentire. Dai, Va Francesco, bene. tocca a te. Allora, c'è un genamashi shamanin, c'è non genamashi, non genashimushen. Forse ci sono riuscito pure a dirlo, Oh. Bravo ma non ne Francesco, sono sei stato anche sicuro. bravo. Mi stavo impapocchiando, grazie. Quindi noi genamashi. Me, Shamanin, Va bene, perché questo lo so il dire anch'io. podcast di iPhone Italia è sottotitolato alla pagina 777 del televideo. Grazie. Non Buona sei serata a molto più tutti. distante di Podcast noi. audio. Ciao a tutti, ragazzi, chiudiamo. Ciao Chiudiamo. ragazzi. Ciao. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao.